Scusate, dovremmo cominciare perché abbiamo un programma abbastanza intenso. Io sono Vincenzo Barone, sono il direttore della Scuola Normale e il mio compito è semplicemente di darvi il benvenuto, non dirò molto di più. Se non per dire che la tradizione dei lincei per la scuola al Polo Pisano ha una tradizione abbastanza lunga, ormai di 4-5 anni, in settori quali l'italiano, la biologia, la matematica e la chimica. Quest'anno stiamo provando a allargare i settori anche all'antichistica in senso ampio e alla filosofia. Per cui questa è la prima volta che avremo dei contributi oggi nel caso dell'antichistica e mi pare domani, non ricordo esattamente, nel caso della filosofia. L'iniziatrice di questa operazione sulla Scuola Normale è la professoressa Barsacchi, che è un'accademica dei lincei nel settore della biologia, e la scuola è da anni che dà un contributo importante, sia offrendo la sede, occupandosi dell'organizzazione, di cui ringrazio l'ufficio comunicazione della scuola che è sempre stato molto disponibile, e sia coinvolgendo propri docenti per contribuire alle lezioni. Oggi in particolare ho il piacere di avere incastrato, ma diciamo l'hanno fatto direi molto molto volentieri, i colleghi Giardina e Rosati, che sono delle colonne portanti della nostra classe di lettere, uno dei due è anche il preside, il professor Giardina è accademico dei lincei, quindi stiamo mischiando in maniera positiva le due istituzioni che contribuiscono a portare avanti questa iniziativa, Accademia dei Lincei e Scuola Normale. Io non devo aggiungere altro se non dandovi di nuovo il benvenuto e sperando che anche questo allargamento dei settori di interesse di questa iniziativa diventi strutturale, si ripeta nei prossimi anni, e invitando anche colleghi delle scuole superiori a farsi parte dirigente, a proporre allargamenti anche dal punto di vista metodologico negli anni futuri, perché in genere noi abbiamo delle iniziative integrate tra lezioni e corsi, diciamo, che potremmo chiamare di orientamento per insegnanti, su cui abbiamo tutta la volontà di allargarlo in tutti gli altri settori. Io sono un chimico, quindi di tutt'altra origine, però ho fatto il liceo classico, quindi mi travesto quando posso da letterato, e ci terrei molto a che la cultura classica, i licei classici, eccetera, avessero insieme a tutte le altre istituzioni, agli altri istituti superiori, una loro veste, un loro riconoscimento, anche per riflettere assieme al ruolo che latino, greco e cultura classica hanno nella società contemporanea. So che questo non è l'argomento di oggi, che è più legato appunto a un discorso di formazione, ma mi piacerebbe che la scuola contribuisse e fosse parte dirigente in una riflessione comune su questi temi. Vi ringrazio ancora e do la parola ai colleghi che terranno le lezioni. Buonasera. In questo primo dei due seminari augustei che ci occuperanno felicemente sia questo pomeriggio sia settimana prossima, il professor Rosati e io abbiamo pensato, soprattutto in questo primo, di concentrarci, diciamo, sulla prima fase della vicenda di Augusto, ovvero sulla premessa, sulla costruzione, insomma, dell'immenso potere che egli avrebbe avuto in seguito. Quindi sto alludendo naturalmente all'ultima guerra civile della storia repubblicana, non l'ultima guerra civile romana, come spesso si ripete nei libri anche seri, perché la guerra civile è una costante della storia romana dal primo secolo a.C. fino alla tarda antichità. Sono
innumerevoli le guerre civili, insomma, come innumerevoli sono i cosiddetti usurpatori, che sono appunto personaggi strettamente collegati alle vicende dei contrasti civili. Come risulterà chiaro, no, parleremo di cultura e storia. Mi pare poi che il titolo, tra l'altro, è proprio questo: prospettive culturali, culturali e politiche, o politiche culturali, non ricordo, Augustée, con la precisazione naturalmente che mentre il professor Rosati è un grande studioso della cultura romana e quindi il suo approccio sarà da storico della cultura romana e anche da storico, perché anche questo, io da storico più modestamente cercherò di parlarvi un po' anche di cultura romana, anche se la cosa mi sarà naturalmente assai meno facile. Questo periodo della storia romana, quello coincidente quindi con la guerra tra Antonio e Ottaviano, come si usa dire, anche se come sapete il nome è una costruzione moderna, è importante non soltanto perché ci fornisce una sorta di laboratorio raro per la sua ricchezza e per la sua preziosità, dove appunto esplorare i rapporti tra storia politica e storia culturale, ma anche perché questo periodo ha impresso, tra le altre cose, nella cultura occidentale uno stereotipo millenario, e questo che accomuna quello che sto per dire a quanto dirà il professor Rosati, è lo stereotipo che va sotto il nome di orientalismo, ovvero quell'insieme di modi con i cui il mondo occidentale ha rappresentato, ha immaginato, ha mentalmente e emotivamente ricostruito l'Oriente, ovvero i suoi innumerevoli orienti, che però sono accomunati da alcuni luoghi ricorrenti. Ora, l'orientalismo, ben inteso, è un fenomeno molto anteriore a quest'epoca, però in quest'epoca, perlomeno a mio avviso, esso si è fissato e ha assunto caratteri indelebili. Vale la pena, entrando già nel vivo dell'analisi, insomma, dire qualcosa sul ruolo dei grandi personaggi nella storia di quel periodo. Infatti, l'epoca di cui ci occupiamo certamente è dominata dal più grande di questi personaggi, che è Augusto, però tutta l'epoca è segnata da personalità rimaste immortali nella cultura occidentale e non solo. Sono i nomi li riconosciamo tutti: Silla, Mario, Pompeo, Cicerone, Antonio, Ottaviano e tanti altri. Emergono come tali in tante fonti dell'epoca, ma emergono anche e soprattutto come tali nelle vite di Plutarco, sulle quali si sono formate da alcuni secoli intere generazioni di uomini di cultura, non soltanto, ma la classe dirigente di innumerevoli paesi occidentali si è formata leggendo Livio e leggendo Plutarco. Quindi il ruolo eminente degli individui. Nella cultura romana le masse rappresentano uno sfondo, non che le fonti non ci parlino delle masse, gli autori che ci parlano della crisi della Repubblica Romana, a cominciare da Appiano, ma gli stessi autori che ho nominato fanno riferimento alla plebe urbana, ai contadini, ai soldati, però ciò che dà anima al loro racconto è l'individuo, è il grande personaggio, sono i discorsi che vengono attribuiti a questi personaggi. Quelli della mia generazione che in questa sala sicuramente sono il più anziano di tutte le signore, questo per convenzione naturalmente, ma posso dire, basta dire, ma anche dei signori, però diciamo abbiamo vissuto o così per sentito dire o tramite racconti o comunque per cultura, abbiamo vissuto l'atmosfera del 68, che era un'atmosfera fortemente ostile
alla biografia, al biografismo. Le storie facevano le masse. Io, quando avevo 20 anni, 25 anni, cominciavo a studiare la storia romana, ma parlo di me per parlare degli altri, non avrei mai sognato di scrivere una biografia, cosa che oggi in verità mi piacerebbe fare, tant'è vero che sto cercando da 20 anni di scriverne una. Ma all'epoca era impensabile, la storia le fanno le masse, la storia del movimento operaio, la storia dei partiti, questo, non si scrivono biografie. D'altronde un grande maestro che ha insegnato in questa scuola, cioè Arnaldo Momigliano, che certo non era un uomo del 68, diciamo così, né anagraficamente né culturalmente, una volta scrisse una delle sue frasi memorabili, disse: quando io ero giovane, ma la cosa valeva anche per quando lui era avanti negli anni, gli storici scrivevano storia e i gentiluomini scrivevano biografie. Questo per qualificare un genere storiografico rispettabile, insomma, che attrae il pubblico, ma non proprio un campo in cui uno storico di mestiere, un bravo storico, si cimenta per prima cosa. C'è anche da dire che naturalmente l'atmosfera a cui mi riferisco poi ha una poesia, perché possiamo parlare di politica e cultura anche parlando di cose più vicine ai nostri giorni, ha una sua poesia manifesto che, come sappiamo tutti, è la famosa poesia di Bertolt Brecht, no? Tebe, ad esempio, chi la costruì, Alessandro Magno non aveva nemmeno un cuoco, e così, un po' enfatico, ma tuttora affascinante la lettura, poesia di Bertolt Brecht, in cui il rapporto tra singolare e plurale viene impostato in termini ideologici, ma anche poetici. C'è da dire qualcosa riguardo al fascino dei grandi personaggi di quest'epoca, che sono tutti grandi perdenti, tranne alcuni, tranne Silla e tranne Augusto. Silla perché è morto nel suo letto, e Augusto perché è morto addirittura dopo un potere quarantennale, soddisfatto, almeno così appare nelle fonti, addirittura avendo il tempo e il modo di recitare dei versi ad effetto. Ma gli altri, cioè Pompeo, sappiamo la fine che ha fatto, Cicerone anche, Antonio non ne parliamo, e tanti altri. Sono tutti grandi perdenti, e questo fatto di essere una storia di grandi personalità e al tempo stesso di grandi perdenti attribuisce a questi personaggi e a quest'epoca un fascino irresistibile, perché la cultura contemporanea, la cultura moderna, diciamo così, preferisce farsi incantare dal grande perdente piuttosto che dal grande vincitore. Il fascino di Alessandro Magno, che muore per una febbriciattola appunto prima di proseguire la sua conquista del mondo, o quello di Giulio Cesare, che muore pugnalato in una congiura di cui tutti erano a corrente, a quanto pare, tranne lui, e altri ancora, è irresistibile. La cultura contemporanea, la cultura moderna, ha molta simpatia per questi personaggi, un misto di cattolicesimo che offre il riscatto anche a queste vite sconfitte, e di romanticismo rende molto più attraente il perdente rispetto al vincente. Così non la pensavano gli antichi. Questo fa anche sì che il nostro personaggio, cioè Augusto, sia un personaggio, per carità, noto a tutti, di interesse enorme, su quale si scrivono e si leggono continuamente biografie, ma assai meno affascinante, per fare un paragone, presso il grande pubblico, diciamo così, di Giulio Cesare. Il cinema ci dà delle indicazioni molto, molto eloquenti al riguardo, perché il cinema ci dimostra concretamente quanto Augusto sia poco cinematografico e quanto sia poco popolare rispetto appunto al suo padre adottivo, perché è un personaggio assente dalla filmografia. Nei centinaia di film che sono stati dedicati dall'invenzione del cinema a oggi alla storia romana, difficile trovare un film su Augusto. Io ricordo in particolare un film che però è stata una produzione
italiana televisiva, Augusto il primo imperatore, questo è Bertolt Brecht, ecco. Augusto il primo imperatore, di un regista americano, Robert Young, con Peter O'Toole nella parte del protagonista. Quindi quando ci confrontiamo con Augusto dobbiamo tenere presente anche questo aspetto, che è parte non trascurabile del nostro problema. Comunque cerchiamo di far entrare un po' in scena adesso rapidamente i nostri personaggi, in particolare quelli che ci riguardano più direttamente, a cominciare da Antonio, dal suo rivale nell'ultima guerra civile. Antonio apparteneva a una nobiltà recente ma comunque rilevante. Per cominciare a capire un po' come vivevano i nostri personaggi e che storie avevano, il nonno Marco Antonio era stato, come sappiamo, un grande comandante, un grandissimo oratore, aveva combattuto contro i pirati, aveva ottenuto un trionfo, aveva combattuto nella guerra sociale contro quella grande, terribile guerra che ha segnato la storia romana, combattendo addirittura contro i Marsi, quindi contro il popolo più combattivo che ci fosse nello scenario mediterraneo. Dopo la guerra civile tra Mario e Silla si era schierato dalla parte sbagliata, cioè si era schierato in un momento sbagliato dalla parte di Silla, fu catturato da Mario, decapitato e la sua testa fu esposta nel Foro Romano. Questo Marco Antonio, tra l'altro, ha un posto importantissimo nella storia dell'oratoria romana, ma su questo non mi posso fermare. Marco Antonio, cioè il nostro Marco Antonio, il nemico di Gaio Ottavio, ebbe anche un patrigno, Publio Cornelio Lentulo, il console del 71, il quale, implicato nella congiura di Catilina, fu strangolato in carcere per ordine di Cicerone. Quindi un nonno decapitato, un patrigno strangolato, sono storie però, diciamo, abbastanza comuni. Possiamo aggiungere, se non vi accontentate, che anche il fratello minore di Marco Antonio, Gaio Antonio, fu ucciso da Bruto, il Cesarecida, su incitamento sempre di Cicerone. Quindi queste storie familiari ci fanno comprendere il carattere di quest'epoca. Sono famiglie, personaggi che hanno le storie alle spalle, sangue, lutti, tragedie immense, che sono cresciuti e si sono abituati, insomma, a convivere con questa realtà. Quindi si nasceva nel sangue delle guerre civili e si trascorreva la vita per decenni nelle guerre civili. Torniamo al nonno, perché qui è importante questo aspetto per capire il rapporto che devo introdurre tra guerra civile e crudeltà e alcuni tratti della cultura dell'epoca. Il fenomeno, queste teste mozze, teste esposte nel Foro Romano, stesso Cicerone, sapete, decapitato, appunto testa e le mani esposte sui rostri nel Foro Romano. Questa non è soltanto un'aberrazione della politica, insomma una sorta di deriva crudele da guardare, come facciamo spesso noi moderni, con un po' di riprovazione, anche però con una certa attrazione voyeuristica. È qualcosa di più serio. Nel 2009 è stato pubblicato un libro del collega molto bravo e scomparso precocemente, Emanuele Narducci, Cicerone, le parole e la politica, un'opera postuma che è stata poi curata e amorevolmente con generosità da Mario Citroni, il cui primo capitolo si chiama Cacciatori di teste, dove Narducci insiste sulla morte di Cicerone, famoso racconto plutarcheo della vita di Cicerone, e dice che questa abitudine delle teste mozze, teste con cui appunto si adornano i luoghi centrali della politica romana come ammonimento e come segno di vittoria, ma anche teste che sono, nel racconto delle fonti antiche, oggetto di accanimento. Per esempio, per quanto riguarda la testa del nonno di Antonio, Marco Antonio, raccontano le fonti che Mario l'avrebbe tenuta prima di esporla lietamente tra le mani, e che un analogo comportamento di giocare con le teste mozze avrebbe avuto Silla.
la moglie di Antonio, appunto, avrebbe addirittura giocato con la testa di Cicerone, avrebbe appunto con gli spilli. Non importa se siano vere o false queste notizie, sono comunque molto indicative. Narducci interpreta questo aspetto delle guerre civili come una svolta epocale, cioè un imbarbarimento della lotta politica, un'irruzione della crudeltà nello scenario della storia romana, di una crudeltà particolare. E dice anche che c'è un riferimento letterario che secondo me non ha torto e che riguarda i versi dell'Eneide il libro ottavo, in cui si descrive la spelonca del mostro Caco, adorno delle teste semiputrefatte delle vittime della sua crudeltà, e confitte alle superbe porte pendevano teste d'uomo pallide di sinistra putredine. Bene, io credo che questo sia un punto un po' delicato, perché il discorso sulla crudeltà non è un discorso, diciamo così, secondario o da considerarsi come un inevitabile portato di qualunque guerra civile, è un discorso su cui dobbiamo effettivamente intenderci. Perché per un verso è forse non del tutto corretto dire che la pratica delle teste mozze segni una periodizzazione della storia romana. Do solo due dati, tutti abbiamo in mente la colonna traiana. Nella colonna traiana vedete i soldati che portano, no? Questo è un gesto che noi sembra raccapricciante, no? Quando vediamo le immagini, non per fare paragoni che sono validi fino a un certo punto, le immagini dell'Isis che sono analoghe, diciamo questo è quanto di più lontano da noi ci sia, abbiamo un moto di raccapriccio, ma i protagonisti, Traiano, che tra l'altro è imperatore considerato mite, ottimo, mite, accetta tranquillamente questo omaggio dei soldati che gli portano le teste mozze dei daci, e lo stesso nella colonna di Marco Aurelio. Ci sono infinite testimonianze della storia romana sulla pratica delle teste mozzate. Questo, quello che è nuovo non è questo tipo di pratica violenta, ma è lo stile che si ha di fronte al corpo del nemico vinto. Cioè, non è considerato scabroso dagli antichi, non era considerato scabroso mozzare le teste, era un fatto assolutamente normale, per quanto noi, come dimostrano le immagini che stiamo vedendo, è normalissimo, come preda bellica o anche come segno della manifestazione della vittoria nella guerra civile. A parte il fatto che nelle guerre civili la testa serviva anche per testimoniare l'avvenuta uccisione del nemico, quindi durante le proscrizioni per avere anche le ricompense, ma era considerato di cattivo gusto giocare con questi, con il corpo del vinto, quindi esporre al ludibrio, diffondersi in comportamenti di cattivo gusto. Quindi possiamo dire che la pratica delle teste mozze appartiene all'antropologia romana e non dobbiamo scandalizzarci, è normale che noi accettiamo queste realtà. Invece alla sociologia delle guerre civili, quindi all'antropologia pertiene la pratica, alla sociologia delle guerre civili pertiene il modo di trattare il corpo del vinto, che può essere un modo discutibile, inaccettabile, appunto scorretto. Questo è significativo per prendere le distanze dalle attualizzazioni, cioè non dobbiamo pensare che di fronte al quello che abbiamo appena sentito su questi parenti uccisi, questi grandi personaggi i cui corpi vengono esposti come trofei, dobbiamo cercare di non attualizzare e di avere uno sguardo freddo rispetto a queste realtà, e semmai dobbiamo, se vogliamo attualizzare, possiamo farlo per altre vie, ma non attraverso questa via. Perché il rapporto tra guerra civile e crudeltà, appunto, è un rapporto delicato ed è necessario inquadrarlo bene prima di andare avanti nel racconto. Questo, comunque, la testa mozza è un messaggio,
è una forma di comunicazione politica. E questo è un periodo in cui la comunicazione dei messaggi politici ha una intensità molto alta, dove per alta intensità, naturalmente questo concetto va relativizzato, perché si tratta comunque, come sappiamo, di una società priva di mezzi di comunicazione di massa, ma pur in una società priva di mezzi di comunicazione di massa, rispetto alla precedente storia repubblicana, mostrano la loro forza alcuni concetti e il modo di comunicare questi concetti. Concetti che ricorrono frequentemente anche nella cultura letteraria e parole che li esprimono. Gli storici di Roma, quelli moderni, come in generale tutti gli storici del mondo classico, usano per esprimere questa forma di comunicazione politica, usano, e così lo vedremo nella guerra tra Antonio e Ottaviano, il termine di propaganda. Non è un termine latino antico, naturalmente, anche se abbiamo nella lingua latina il verbo propagare, che però si usava soprattutto nell'accezione di estendere, ampliare, allargare, protrarre e prolungare. La propaganda elettorale era detta con altri termini, noi diciamo la propaganda elettorale, i romani dicevano ambizio, che riguarda il verbo ambio, girare intorno, muoversi, oltre che appunto ambizione, vanagloria e simili. Le origini di questa parola propaganda al gerundio femminile viene dalla congregazione di propaganda fide, quindi è un fenomeno abbastanza recente, risale al 1622 a Papa Gregorio XV. Naturalmente il fatto che gli antichi non avessero la parola non è significativo in sé, si può non avere la parola e avere l'esperienza, o avere la parola e non avere una parola simile alla nostra ma non avere l'esperienza moderna connessa a quella stessa parola. Non bisogna fare insomma del nominalismo, grazie tante. Il problema è che effettivamente è discutibile che di propaganda in senso stretto si possa parlare, in senso pieno si possa parlare, per un mondo come quello romano che non ha, come la propaganda moderna a partire dalla propaganda fide, non ha i mezzi di stampa, non ha l'idea di conversione intesa in senso ideologico come nella cultura moderna, quindi non ha appunto quella struttura ideologica così forte, quella volontà comunicativa e soprattutto i mezzi di comunicazione necessari appunto all'uso di una vera e propria forma di propaganda. Però possiamo certamente parlare di una comunicazione ad alta intensità, se vogliamo sostituire, cosa non sempre buona, ma talvolta necessaria, a una parola, tre parole. La diffusione delle notizie non avveniva evidentemente attraverso la stampa, avveniva però in molti modi convergenti, cioè non tanto nelle assemblee popolari, ma avveniva nella comunicazione epigrafica per chi sapeva leggere, avveniva attraverso i messaggi diffusi attraverso epistole e attraverso la propagazione di questi messaggi nel vasto mondo delle clientele, avveniva negli eserciti, attraverso un passaggio di parola di bocca in bocca, del messaggio di bocca in bocca, avveniva attraverso le leggende monetarie, che erano molto semplici ed erano alcune molto molto comprensibili, e le vedremo alcune. Era importante la comunicazione del Senato, certamente, ed era importantissimo il teatro. Il teatro era un luogo dove, attraverso un gioco di allusioni, non solo sia possibile, più che nelle assemblee politiche, percepire il rumore della folla, ma al tempo stesso era possibile cogliere alcuni messaggi. Quando, per esempio, gli organizzatori delle rappresentazioni previste
in occasione dei funerali di Cesare, che evidentemente erano dei seguaci di Cesare, vollero appunto mettere in scena una rappresentazione teatrale, e scelsero deliberatamente un dramma che era adatto al loro scopo. Non scelsero un repertorio qualsiasi, scelsero Il giudizio delle armi, l'Almorum Judicium di Pacuvio, e questi versi recitati dal personaggio di Cesare furono recitati con grande enfasi. Men servasse ut essent qui me perdenet, bisognava dunque salvarli perché mi portassero alla rovina. Era un'allusione palese alla clemenza di Cesare, che aveva graziato alcuni di coloro che poi sarebbero stati i suoi massacratori, e quindi il pubblico in visibilio e richieste di ripetere all'infinito quella frase. Poco dopo, cominciamo a entrare nel vivo, poco dopo la morte di Cesare, nell'aprile del 44, circolò questa moneta, e spero che la vediate bene, sì, la vedete bene, sì. È un denario di Publius Sepulius Macer, una moneta molto rara, uno dei magistrati minori dotati di funzioni connesse con la monetazione. Vediamo raffigurato un tempio. La leggenda intorno alla immagine a sinistra dice: Clemenze Cesaris. Questo è un tempio che, vi dico subito, non sappiamo né se fu ultimato né in quale parte di Roma si pensò di costruirlo. Un tempio dedicato non a Cesare, ma alla clemenza di Cesare, alla clemenza, virtù divinizzata di Cesare. Il Senato ne decretò l'erezione quando Cesare era vivo. Ci sono molte discussioni su questo punto, però possiamo essere relativamente molto sicuri, sicurissimi del fatto che questo sia accaduto con Cesare in vita. Ripeto, non era un tempio a Cesare, ma la clemenza di Cesare. Voi dite non c'è grande differenza. Beh, insomma, certamente si capiva che c'era un'aura sacrale intorno alla figura di Cesare, ma è la clemenza, la dea che veniva venerata. Quell'immagine, vedete, è fortemente stilizzata, ma indicativa. Che cosa accade? Accade che in poche settimane, ecco, questo è importante per capire il rapporto tra comunicazione, mi avviso perlomeno, comunicazione e parole chiave nel mondo in cui si costruisce l'ascesa di Ottaviano. Perché in poche settimane il messaggio politico importantissimo affidato alla parola clemenza cambia, resta la parola, ma si risemantizza, come si dice oggi. Il Tempio, quando l'erezione del Tempio, decretata quando Cesare era in vita, indicava un messaggio ben preciso, cioè la riconciliazione. Cesare ha vinto, e adesso che ha trionfato nella guerra civile, il mondo può respirare e la pace può regnare anche tra i concittadini. Questo era il messaggio. Bene, cosa accade? Viene ucciso Giulio Cesare, Marco Antonio, che si accredita come suo erede, diventa flamen, cioè sacerdote del culto di Cesare morto. E divenne anche il sacerdote di una dea, appunto, la clemenza, che era stata offesa e violentata dal cesaricidio. Quindi cambia completamente il messaggio. Il messaggio quindi non era quello più di una riconciliazione. Il culto della clemenza, poche settimane dopo, ecco, non era il segno di pace e di riconciliazione, ma era il culto di una dea che, essendo stata violata, richiedeva un'espiazione. In altre parole, richiedeva una vendetta. Espiare, quindi placare una dea offesa, in altre parole, appunto, vendicare. Abbiamo quindi l'apparente paradosso di una dea clemenza che impone la vendetta. Questo perché
più o meno come ricostruisco io le cose, questo ci serve molto a non modernizzare la storia di quest'epoca, né le parole, perché purtroppo la cosa più bella nello studio del latino, per uno storico, ma credo per chiunque, sia lavorare proprio su queste parole che sono identiche alle nostre, ma che hanno una sedimentazione, delle stratificazioni che spesso le rendono lontane. Ecco, questo rapporto tra identità e diversità concettuale è molto, molto bello e molto stimolante se uno ci lavora. Bisogna vedere naturalmente poi gli esiti quali sono. Allora, vedete, in pochissime settimane la clemenza, che è una parola chiave della politica di Giulio Cesare, clemenza è una parola chiave di quest'epoca, è una premessa delle guerre civili, da fase di costruzione, da virtù e dea connessa con la fase di costruzione del nuovo del potere di Giulio Cesare, diventa una dea violata che richiede una vendetta, e quindi la vendetta la ulzio come momento, come pratica, come esperienza della guerra civile. Ora, Cesare aveva spesso esercitato, questo è vero, la clemenza, direi quasi regolarmente, a differenza di Augusto. Augusto pure aspirò a dirsi clemente, cioè, c'era anche una clemenza Augusti, naturalmente, era il figlio, doveva ispirarsi al padre, ma non fu affatto un clemente Augusto, come sappiamo e come vedremo. Cesare invece fu molto clemente, esercitò spesso la clemenza, addirittura la esercitò più volte sulle stesse persone che, dopo aver ottenuto clemenza, tornarono appunto a combattere contro di lui, e lui li perdonò una seconda volta. Quindi uomo molto clemente. Giulio Cesare giustiziò pochissimi concittadini e ne esiliò pochi. Cicerone, che fu uno dei beneficati dalla sua clemenza, disse che con essa Cesare aveva vinto la sua vittoria. Enfatica il discorso, ma anche molto acuto. Perché? Perché, cioè, con la clemenza era ancora più vincitore di quanto non lo fosse stato, figuriamoci, Cesare con tutti i suoi trionfi. Ma perché? Perché la clemenza è un'espressione di potenza, e in quanto tale è ambigua in questa cultura. Oggi noi, naturalmente, tutto il nostro lessico latino, diventato poi italiano, è stato riplasmato dal cristianesimo, quindi assume dei significati diversi, ma chi può esercitare una clemenza come quella, se non un uomo che ha una smisurata personalità? Si proclamava superiore a tutti nella misura in cui era il più clemente di tutti, quindi poneva tutti in una condizione di debito. Fino a quel momento la clemenza era stata una fenomeno della politica esterna, ora irrompe nello scenario politico, si riscrive il discorso civico e la clemenza lo abita, questo discorso civico. Ma la clemenza, ripeto, non è quella a quale noi pensiamo spontaneamente quando diciamo clemenza, la clemenza. La clemenza è una virtù terribile. Si associava all'idea di grazia, all'idea di rinuncia a punire. È emblematico il modo in cui, secondo alcuni antichi, Cesare avrebbe reagito al suicidio di Catone, Uticense. Io ti invidio questa morte poiché tu mi hai invidiato la tua salvezza. Tu mi hai invidiato la salvezza che ti ho dato, il fatto che avessi il potere di darti la salvezza, io quindi sono obbligato a invidiare la tua morte. Molti nemici hanno colto perfettamente la malignità di questa virtù, erano offesi, perché Cesare vinceva una seconda volta su di loro, come disse Cicerone, hai vinto la tua vittoria, no? Vinceva sul loro onore. Ecco perché la clemenza di Cesare, che secondo Cesare avrebbe dovuto essere una premessa per la riconciliazione, non poteva esserlo. Ora, su clemenza c'è una vasta letteratura. La definizione più semplice, più famosa è quella di Seneca. La clemenza è temperanza dell'animo. Scusate, devo leggere in italiano perché non leggo più due schermi, non ho la versione in testo latino qui. Nel potere di castigare
omitezza di chi è superiore nei confronti di chi è inferiore nello stabilire la pena. Naturalmente, anche qui abbiamo parlato della riautorizzazione della clemenza in poche settimane, ma anche negli anni naturalmente cambia, perché una cosa è la clemenza di un imperatore, quindi secondo Seneca doveva essere un'utopia di Seneca, secondo Seneca doveva essere l'attributo dell'imperatore stabile, no? Nell'esercizio del governo. Altra cosa è la clemenza nella fase di passaggio, di chiusura di una guerra civile. Ma come si può governare essendo stabilmente clementi? È diverso. Si può essere clementi mentre si combatte, quando c'è un agone, ma essere stabilmente clementi quando si esercita il potere, questo è un altro discorso, naturalmente. E questa esperienza Cesare non l'ha vissuta. Augusto parla apertamente di vendetta. Questo già nelle prime parole del Res Geste. Qui parente meum trucida verum, eos in exilium, judicis legitimis, ultus eorum facios et postea bellum inferentis republice vici bis. Scusate, ma sono accecato dal fatto che non ho gli occhiali giusti. Coloro che hanno trucidato mio padre, io li ho inviati in esilio, ho vendicato il loro crimine in virtù di azioni giudiziarie conformi alla legge. E quando dopo questo si fecero guerra alla Repubblica, io le ho vinti due volte in battaglia schierata. Si tratta delle due battaglie di Filippi. Quindi qui abbiamo un Augusto che esordisce già all'inizio delle sue Res Geste partendo dalla Ulzio, il padre in quanto appunto assassinato da uomo clemente aveva richiesto un Augusto, era inevitabile vendicarlo. Ora, la vendetta non è come nella nostra cultura, anche su Ulzio ci sarebbe da dire, naturalmente la vendetta, anche come per clemenza, anche non è lo stesso che per noi. Certo, noi sappiamo benissimo che in certe culture, anche in Italia, la vendetta è un obbligo sociale, un po' meno ai giorni nostri per fortuna, ma di fatto così è, e in certe culture oggi è così, molte culture nel mondo. Però per i romani certamente era così: se tuo padre viene ucciso devi vendicarlo, c'è un obbligo sociale, un obbligo morale e un obbligo religioso, morale, sociale e religioso. Quindi non c'è una mancanza di virtù nella vendetta. Poi dice Augusto, dice che ha esercitato Victor omnibus veniam petentibus civibus peperci. Io ho dato sempre la vita, ho risparmiato tutti i cittadini che imploravano grazia. Questo lo dice addirittura all'esordio delle Res Geste, ma questo è falso. Sappiamo che Augusto non fu così regolare e pedante nel esercitare la clemenza. Quindi non fu un personaggio clemente, ma che non fu un personaggio clemente ce l'ho attesto in innumerevoli episodi, ma uno più di ogni altro, con cui siamo proprio nel cuore del racconto, è l'episodio avvenuto durante la guerra di Perugia. Purtroppo non posso fermarmi su questo, di cui parla appunto Cassio Dione. Durante la terribile guerra di Perugia accade appunto che siamo appunto negli anni successivi al cesaricidio, accade che durante appunto in seguito alla espugnazione di Perugia, dove c'era stata una forte resistenza di Lucio Antonio,
Ottaviano fa trucidare su un altare, presso un altare dedicato a Giulio Cesare, centinaia di esponenti dell'elite della città di Perugia, notabili municipali, notabili insomma, della città, insomma, altri esponenti della città. C'è un massacro gigantesco, parliamo di centinaia di persone, immaginiamo decapitate, su un fiume di sangue naturalmente, nel nome di Cesare e della clemenza di Cesare che era stata violentata. Questo per quanto riguarda come dire, il rapporto tra comunicazione, concetti, politica e cultura. Veniamo adesso proseguiamo il racconto introducendo il vero e proprio scontro appunto tra Antonio e Ottaviano, in particolare la vicenda relativa alla guerra tra Antonio Cleopatra e Giulio Cesare. Bene. Credo tutti ricordiamo le vicende. Antonio era certamente un personaggio di spicco, era un personaggio carismatico, era un uomo che aveva anche una sua prestanza fisica. Qui vediamo un ritratto sicuramente di Antonio, questo si trova nel museo di Haifa. E sicuramente l'attribuzione è sicura per il confronto con questa moneta. Personaggio quindi forte, insomma, dall'alto, grandissimo combattente, anche un uomo di cultura, non era soltanto un soldato, un uomo dei campi di battaglia. Ebbe qualche successo politico, anche diciamo così, le sue occasioni di gloria le ebbe, però non fu un grande politico. Ecco, se vediamo anche il ruolo delle personalità. Contrapposto a Ottaviano emerge l'assoluta genialità politica di Ottaviano e la modestia politica di Antonio, personaggio pur molto affascinante. Non fu un grande politico nel momento decisivo, cioè nel momento in cui esplose l'ultima guerra civile dell'età repubblicana per raccogliere l'eredità politica di Cesare, la rovina nella quale fu trascinata anche Cleopatra. Però ci fu un breve momento in cui egli agì davvero con un notevole talento politico, questo fu quando con il cadavere di Cesare ancora caldo gli tenne il famoso discorso, no? in cui la plebe fu sollevata contro i cesaricidi. Sappiamo com'è andata la storia, insomma, nella spartizione del potere tra Ottaviano e Antonio fa l'errore fatale, quello di lasciare l'Italia, insomma, di fatto l'Occidente a Ottaviano e di prendere per sé l'Oriente. Quindi lascia la scena chiave, lascia Roma, lascia il Senato, lascia il popolo di Roma, lascia l'Italia. I due complessivamente, Ottaviano e Antonio, hanno la Repubblica in pugno, ma la loro convivenza si rivela abbastanza difficile. Abbiamo negli autori antichi informazioni abbastanza esaurienti sul rapporto tra Antonio e Cleopatra, comunque abbastanza soddisfacenti per consentirci di ricostruire il quadro politico-culturale di questa situazione. Cleopatra, così l'ha immaginata la cultura moderna, no? Nel cuore, le arti figurative moderne, questo è un quadro famoso del pittore rentalista francese Cabanel del 1887, qui siamo in pieno rentalismo contemporaneo, oppure quest'altro quadro di un altro grande pittore, Jean-Léon Gérôme, questo del Cleopatra davanti a Cesare, oppure questo
questa Cleopatra del pittore lombardo Mosè Bianchi, dove vedete Cleopatra sempre nuda, no? Questo è tipico, questa è la visione orientalistica, moderna, no? Nell'Oriente c'è la voluttà, c'è il peccato, e Cleopatra è appunto un personaggio che va ritratto in questi termini. Tra l'altro, ecco, questo dipinto è molto interessante perché da un lato abbiamo la nudità, dall'altro abbiamo quella pelle di animale selvaggio che qualifica anche la felinità. L'Oriente è selvaggio, è felino e è sensuale. Così, in fondo, ce la ritraevano alcuni autori antichi, però se vogliamo ricostruire un'immagine un po' più realistica di Cleopatra, perché queste sono attrici, dobbiamo riferirci a immagini come questa. E questa è una moneta, queste sono monete non emesse da Ottaviano, ma da Cleopatra stessa, che hanno sconcertato parecchio, naturalmente, come potete immaginare. Insomma, il passaggio è un po' brusco, effettivamente, da questa, no? a questa. Ecco questa è cultura, anche questa moneta esprime la cultura dell'epoca. Che questo sia il ritratto di Cleopatra non c'è alcun dubbio. Tra l'altro è indicata nella leggenda come Basilissa Cleopatra Zea Neotera, regina Cleopatra nuova dea. Siamo tra il 37 e 32, quindi poco prima della battaglia di Azio. Questa moneta si trova in una collezione privata londinese, quindi colpisce la scarsa avvenenza, quindi quegli occhi sporgenti, il naso adunco, il famoso naso di Cleopatra, beh, un po' inquietante visto così, naturalmente, tutti tratti però caratteristici che sono tipici della dinastia tolemaica, anche dei suoi antenati. In altre monete l'aspetto è meno sconcertante, però insomma l'acconciatura è identica, è sempre lei, sì, è il naso. Insomma, non ha nulla a che vedere con la bellezza folgorante del nostro archetipo. I quadri, tutta la tradizione pittorica occidentale, le attrici, le ballerine, le donne di teatro, tutto il grande teatro del primo Novecento è pieno di Cleopatra, e poi il cinema lo sarà ancora. Gli antichi hanno parlato dell'aspetto di Cleopatra. Per esempio Plutarco, nella Vita di Antonio, ammette: la sua bellezza in sé per sé non era incomparabile o tale da colpire al solo sguardo, ma la sua compagnia aveva una presa irresistibile. Quello che si dice quando si dice di una donna non bella ha una grande personalità, spesso, no? È decisiva questa grande personalità. Nell'insieme l'aspetto, il fascino della conversazione, il modo di trattare con gli altri costituivano un pungiglione che si conficcava nel cuore. Vedete che bella questa espressione. Dolce era il suono della sua voce e la lingua, come uno strumento musicale dalle molte corde, essa volgeva facilmente a qualsiasi idioma volesse parlare. Quindi affascinante, seduttiva, molto colta, plurilingue. Insomma, è regina d'Egitto, quindi di un paese per il quale gli antichi provavano una visione orientalistica un po' di pruderie che bisognava ostentare, perché è un paese orientale, quindi un paese del peccato e dei costumi lontani dalla severità romana, ma al tempo stesso è un paese irresistibile per i suoi paesaggi e per le sue mode. Quindi aveva una seduzione irresistibile. Non riesco, anche se è una piccola divagazione, a resistere alla tentazione di farvi vedere una cosa rarissima, che forse molti di loro già conoscono, è il fatto che
a noi abbiamo le tracce della mano di Cleopatra, abbiamo il tocco della sua mano, e una scoperta abbastanza recente, perché è del 2000, è un papiro pubblicato appunto nel 2000, con la quale la regina garantisce nel febbraio del 33 alcuni importanti privilegi fiscali a un personaggio molto legato ad Antonio. Il testo è redatto tutto da uno scriba, però è segnato da un verbo di autorizzazione in cui la mano è diversa. Spesso accade così, che i sovrani firmano, non scrivono tutto il testo naturalmente, ma si limitano a firmare, e si scrive ginestoi, cioè si faccia, si esegua. Ecco, quello è il ginestoi di Cleopatra, quella è la mano di, sicuramente, o con altissima probabilità, la mano di Cleopatra. Abbiamo quindi una traccia della sua scrittura autografa, tanto più importante perché nella storia millenaria dell'antichità i casi di autografi reali, non reali, autentici, regi, diciamo così, pensate, sono tre. Quindi è veramente eccezionale. Bene. Che cosa accade? Accade, per chiudere questo discorso sull'orientalismo, che dopo la morte di Cesare, tra l'altro Cleopatra, che aveva avuto un figlio da Giulio Cesare, Cesarione, e questo già era abbastanza inquietante, perché Cesarione era un erede di sangue di Giulio Cesare, anche se non diciamo l'erede legittimo secondo la legge romana, mentre Ottaviano era l'erede legittimo ma non l'erede di sangue. Insomma, il sangue scorreva di Cesare in Egitto, non scorreva a Roma. Questo era inquietante, questo aspetto, naturalmente. Faceva parte anche del contrasto durante la guerra civile, perché fu utilizzato questo argomento dai seguaci di Antonio per dire, beh, insomma, le cose sono più complicate rispetto alle pretese che ha questo giovanotto, e i seguaci di Antonio, di Antoviano, dire meglio un figlio adottivo romano che un figlio naturale, figlio di una prostituta. Perché questo era il linguaggio delle guerre civili. Quando accade l'incontro fatale tra Antonio e Cleopatra, questo accade nel 41 a Tarso, in Cilicia, non mi posso soffermare, il racconto è molto, molto bello, è ancora una volta il racconto plutarcheo. La folla estasiata, insomma, per questo incontro straordinario. Che cosa accade? Accade che mentre il matrimonio di Antonio, che aveva sposato nell'ambito dell'accordo con Ottaviano la sorella di Ottaviano, Ottavia, mentre questo matrimonio di Ottaviano con una pia donna romana finiva nel nulla, si esauriva, anzi non, così, si dissolveva, Antonio si legava a una regina orientale. Questo fu un'arma molto forte nel contrasto, nella, vogliamo dire, la propaganda, diciamo, se vogliamo usare questa parola, della guerra civile nelle mani di Ottaviano e dei suoi seguaci. Questo, appunto, l'occasione di poter dire, ecco come questo romano rinnegato che ha scelto l'Oriente, che sta in Egitto, che ha scelto di convivere con una prostituta egiziana, ecco, si comporta come offende una casta matrona romana. La virtù e il peccato. Questo è l'orientalismo che diventa tema della guerra civile. Questo è meraviglioso, se ci pensiamo. Se pensiamo soprattutto che questo stereotipo ce lo ritroviamo fin quasi ai giorni nostri. Quindi questo è, diciamo, è, come dire, significa andare a precipizio verso la guerra civile. Una guerra di messaggi, ancora una volta, come già al tempo di Giulio Cesare, un conflitto di comunicazioni.
I grandi personaggi politici di quest'epoca hanno dei riferimenti soprannaturali, hanno le loro divinità preferite. Giulio Cesare aveva Venere, naturalmente, la madre della sua stirpe, e hanno dei modelli di soprannaturali di identificazione, li devono avere. Silla aveva Afrodite, infatti in greco si faceva chiamare Epafroditos. Ottaviano aveva Apollo e Antonio scelse invece Dioniso. Questa, come già ha fatto Alessandro Magno ha rovinato parecchi romani con la sua irripetibile storia che voleva essere sempre riattualizzata. Questa scelta è stata un vero disastro comunicativo. Qui davvero possiamo dire che la comunicazione diventa un fatto effettivo, pur non essendoci una propaganda in senso moderno. Questo vestire le sembianze di Dioniso di fronte a un Ottaviano, Apollo, questo è davvero è stato un disastro, perché Dioniso che cos'era? Dioniso era certamente, per dirla brevemente, il dio del rinnovamento della vita, dei fiori, degli alberi, il dio del vino, la bevanda donata dagli dèi all'uomo che faceva dimenticare gli affanni, la gioia dei banchetti, il canto e l'amore. Quindi tutto un mondo solare, sentimentale e di ebbrezze dei sensi, della luce, insomma, di un tipo di luce floreale, vegetale, e insomma la natura, il vino, il canto, l'amore. Un dio che sembrava fatto apposta per essere vicino ad Antonio, che era un uomo che amava tutte queste cose. Dice Plutarco che quando si incontrarono la folla, Antonio e Cropata, ebbe l'impressione che Venere, la dea dell'amore, avesse incontrato Dioniso, il dio del vino. Venere, vino, vino, come ma anche il tabacco. Sì, diciamo, adesso chiudo che sono nella ora che mi ero dato, fra pochi minuti. Amore e vino da un lato, ma questo poteva entusiasmare effettivamente le masse, questo messaggio, sì, però soprattutto le masse orientali, che erano più preparate a capire la complessità di questo messaggio, che era un messaggio che andava oltre il vino e l'amore, come sto dicendo, naturalmente, anche se erano componenti importanti, ma c'era molto altro, perché Dioniso è una divinità complessa, affascinante per tantissimi aspetti. Insomma, le masse dell'Oriente e dell'inizio romano erano pronte a capire il messaggio di felicità connesso con la figura di Dioniso, la promessa di una vita migliore, più spensierata, di una vita più leggera, diciamo così. Ma questo non era quindi un messaggio intimistico, era la promessa di una era nuova. Questo era un messaggio efficace in Oriente, ma non in Occidente. I romani non la pensavano così. Qui cresceva appunto l'astro di Ottaviano, e Ottaviano, che era uno straordinario comunicatore, come insegna tutta la sua storia, con una cura maniacale, su cui non mi posso soffermare, associò la sua figura a quella di Apollo. Apollo, che certo era il dio della musica, però era anche il dio degli oracoli, era il dio che presiedeva alla conoscenza, che cancellava l'incertezza, che aveva a cuore la sapienza filosofica e religiosa e l'istituzione delle leggi. Quindi Apollo era sinonimo di morale e disciplina. Ecco la costruzione del contrasto comunicativo in Italia e a Roma, questo lo sappiamo per tante testimonianze, no? Da un lato il romano che ha tradito la patria, ha rinnegato se stesso e quindi ha rinnegato la patria, diventando un seguace di Dioniso nelle braccia di una dea, di una divinità che tra l'altro era pure dea, tra l'altro per gli egiziani, egizia, è una donna di costumi, in quanto egiziana, di costumi necessariamente non apprezzabili. Quindi, per vedere l'Apollo, questo è Dioniso, basta vedere questa immagine, una famosa
è uno dei crateri più belli di pittore di Crofrade, ed è questo è l'Apollo romano, l'Apollo del Belvedere. Va bene. Bene. Quindi Apollo, mentre Antonio si collegava alle tradizioni orientali, Ottaviano si collegava alle tradizioni romane più severe, più rigorose e più morali. Ecco. Questa immedesimazione fu interpretata in modo maniacale, non ha trascurato ogni particolare. Indossava spesso in quest'epoca la corona di alloro che rimandava ad Apollo durante le feste. La sua residenza privata sul Palatino, che oggi è visitabile fortunatamente al pubblico, era attaccata al tempio, era una sorta di dépendance del tempio di Apollo, e così tante altre cose. Quindi Ottaviano interpretava i valori più puri della romanità, la famiglia, la patria, la religione, la rettitudine dei costumi. Invece il suo rivale era un romano degenerato che si era fatto corrompere da una donna sensuale e lasciva, come dicono gli antichi, una regina meretrice, una regina prostituta, e un romano che si è lasciato irretire dallo sfarzo e dai piaceri dell'Oriente. Per giunta si collega a questo stereotipo orientale anche il dispotismo orientale, da un lato la Repubblica e dall'altro la borrita monarchia, il dispotismo. La propaganda anti, se vogliamo dire questa parola, la comunicazione avversa a Cleopatra e quindi anche ad Antonio si coglie non solo nella letteratura, ma si coglie anche in alcuni documenti apparentemente minori molto significativi. Questa è Cleopatra, per esempio, assisa su un coccodrillo, il coccodrillo è l'Egitto, e ma è seduta anche al tempo stesso su un fallo, che è una lucerna. Il coccodrillo è il simbolo dell'Egitto, come vediamo in questa moneta, e quindi è un mondo ferino. Ricordate quell'immagine pittorica di Cleopatra avvolta da una pelle di leopardo? È un mondo ferino. Questa è una moneta successiva alla battaglia di Azio. Quindi questa propaganda si infiamma, si nutre attraverso una serie di grazie a una serie di errori che vengono compiuti da Ottaviano e di notizie più o meno false che vengono riferite come autentiche in Occidente. La storia la sappiamo, è stata una storia tragica, con la morte di Antonio e il suicidio di Cleopatra. Per chiudere, possiamo ricordare forse insomma la splendida ode di Orazio, famosissima, alcuni versi della 37esima ode, dove si vede costruito molto abilmente un contrasto. Da un lato, prima Cleopatra, appunto, che vive in una corte corrotta, circondata, dice Orazio, in versi che qui non sono riportati, contaminato come un gregge turpium morbo virorum, insieme al suo gregge infetto di maschi osceni. Quindi prima Orazio era capace di fare questo e ben altro, prima costruisce, aderisce allo stereotipo, la donna che trama contro Roma, immaginata, questa donna regina orientale, prostituta, in mezzo a un gregge di maschi osceni, ma poi appunto inaspettatamente, dopo aver definito Cleopatra fatale monstrum, ne esalta il coraggio, volle morire con più onore, generosius perire, non ebbe la paura femminile della spada, non cercò nemmeno di fuggire, non cercò con rapide navi riparo in terre lontane, anzi osò guardare con occhio sereno, volto sereno, la reggia in rovine. E forte, forte, quindi una donna virile, che per i romani era l'ideale, stringere nella mano aspidi pungenti per assorbire nel corpo il nero veleno,
più fiera, ferocior, questo è un altro tipico esempio del latino, come sapete tutti, insomma, ferocior qui è positivo, più fiera per aver deciso la morte, è stata lei l'arbitro della propria morte, così tolse alle navi, alle Liburne crudeli, di portarla a Roma, quindi di farla sfilare nel trionfo, per essere fatta donna qualunque, lei regina, cioè ridotta al rango di donna qualsiasi, lei regina, sfilare in trionfo, ecco, all'illuminazione del superbo trionfo. Questo contrasto tra, appunto, tra una stereotipo femminile e culturale generale, insomma, che fa dell'Oriente e della sua rappresentante principale, insomma, in quest'epoca un mondo di oscenità e di, appunto, di peccato e di appunto, comportamenti che sono tutto antitetici alla romanità, trova un momento di riscatto nel suicidio. Questo è appunto la grandezza di Orazio, insomma, è un lascito di Orazio, del genio di Orazio alla cultura occidentale, però dobbiamo dire che nello stereotipo millenario che seguirà queste vicende e che nell'età di Orazio, dell'ultima guerra civile dell'età repubblicana si fissano, nello stereotipo orientalistico a prevalere sarà soprattutto poi l'Oriente dei grandi pittori orientalisti, della grande letteratura orientalistica, del cinema, cioè un Oriente che poi si arricchirà nel così dire, ripensamento occidentale, nella riscrittura occidentale dell'Oriente islamico, si riempirà di altri elementi che mancano in queste storie, naturalmente, perché diventano paradossalmente contigui il bagno turco, l'harem, la danza del ventre, notti di palme, di deserti, di lune, notti blu, cose di questo genere, e amore. Questo è il tratto distintivo, naturalmente, e quindi anche sensualità, perversione di fronte a un occidente casto. Oggi le cose si sono un po' capovolte, oggi sembra che l'Oriente guardi a noi come grandi peccatori, quindi c'è così come c'è un orientalismo, c'è un occidentalismo. I secoli sono cambiati, i temi si sono sovrapposti l'uno all'altro, però il grande filone è quello costruito per noi dall'ultima guerra civile dei Romani, in cui Ottaviano è stato il grande comunicatore, il grande genio. Se l'orientalismo è stato questo, forse dobbiamo qualcosa anche alla sua capacità di comunicare, di fare della comunicazione politica un'arma nella guerra civile. Grazie. Possiamo riprendere. D'accordo con il professor Giardina, penseremmo di riservare la parte finale di questo incontro alla discussione, ai problemi su cui vorrete chiedere chiarimenti, e naturalmente nulla vieta che magari di certe idee, questioni, problemi che maturerete, se rifletterete durante questa settimana alle cose di cui si è parlato oggi, certe domande le potrete fare anche la prossima settimana, nella seconda dei due incontri in cui noi abbiamo pensato di articolare il nostro approccio all'augusteismo. Dopo quello che ha detto il professor Giardina, io cercherò di dire qualcosa sull'augusteismo dal punto di vista letterario. Naturalmente è un fenomeno molto complesso, diciamo la cultura augustea, cultura in senso lato, appunto. Già la nostra stessa concettualizzazione di cultura augustea come unità è un
problema in sé. La cosa però che ci conforta è che non siamo noi moderni a pensare l'augusteismo come un fenomeno che noi arbitrariamente, diciamo, selezioniamo e identifichiamo. E già i contemporanei pensano al fenomeno Augusto, al mondo, diciamo alla galassia, se vogliamo, Augusto, come un fenomeno con una, molto complesso, naturalmente, in cui entra in gioco la politica, le istituzioni, la comunicazione di vario genere, comunicazione appunto figurativa, basti pensare al libro di Zanker, tutti lo conoscete, appunto alla comunicazione delle immagini, delle iscrizioni e anche la comunicazione letteraria, appunto. È su questo soprattutto che io mi soffermerò. Potrò esibire effetti speciali all'altezza di quelli esibiti dal professor Giardina, non ho ballerine o qualcosa appunto di adeguato da proporvi, mi limiterò semplicemente a proporvi la lettura di un testo, due testi, ora vedremo appunto quanto tempo abbiamo, testi però, in particolare quello che leggeremo ora, che si agganciano perfettamente con le premesse del professor Giardina, cioè con la creazione in età augustea, nella cultura augustea, di un cliché, appunto, l'orientalismo, che ci accompagna fino a oggi e che, come vedremo, nel testo di Virgilio che io vi propongo di leggere, viene definito in termini esemplari, talmente esemplari che questo passo di Virgilio dell'ottavo libro avrà una sua fortuna specifica, la rappresentazione di due mondi alternativi, appunto, Occidente contro Oriente, definiti secondo tratti molto particolari che ora vedremo, avrà una sua fortuna specifica che troverà riprese importanti fino all'età moderna. Ci sono passi celebri di Ariosto, di Tasso, di Camoes nei Lusiadi, appunto, la conquista dell'impero portoghese, appunto le conquiste orientali dell'impero portoghese vengono rappresentate in termini squisitamente virgiliani, proprio sulla scia del brano che leggeremo. In alcuni casi, appunto, questo passo delle Lusiadi sembra veramente una traduzione di Virgilio. Di questo tema, appunto, si occupa molto un libro di un grande comparatista, un libro molto bello che in italiano non è stato tradotto. Alcuni di voi lo conosceranno probabilmente, Epic and the Empire, David Quint, uscito negli anni 90 a Princeton. Il primo capitolo, appunto, di questo libro è dedicato esattamente a un'analisi della fortuna di questo passo che leggeremo. È un passo dell'ottavo libro, appunto, dell'Eneide. Ora, il primo problema che si pone in termini, diciamo, di analisi letteraria è come parlare. Come sapete, l'Eneide è la storia della fondazione, diciamo, delle premesse, è un poema, si dice storico-mitologico, in realtà è soprattutto mitologico, sulle premesse che portano alla nascita di Roma, appunto, questo trasferimento di civiltà da Oriente a Occidente. Questo è l'Eneide, che crea uno schema da Troia a Roma, anche se poi in realtà, come sappiamo, è un ritorno in Italia, perché Antenore e così via, appunto. Non è soltanto un trasferimento da Oriente a Occidente, ma un ritorno in un'Italia che si vuole ideologicamente essere l'origine di tutto. L'Eneide, appunto, è la storia del mito di questo trasferimento, ma è una storia, appunto,
focalizzata nel mito, nella storia, diciamo a un millennio circa prima di Roma. E allora come si può parlare della Roma contemporanea, di Augusto, se questo mito ha come, se questo poema ha come cornice una storia mitica? Lo si fa, Virgilio inventa questo sistema, come sapete, delle finestre che permettono, poche sono, ma essenziali, che permettono una proiezione del mondo che i lettori di Virgilio del primo secolo avanti Cristo conoscono, appunto, nel mondo mitico di Enea e dei troiani che arrivano a Roma. I passi sono, i passi più importanti, come sapete, sono nel primo libro, la profezia di Giove a Venere sul futuro che attende, futuro glorioso che attende Enea e i suoi, Imperium sine fine dedi, questo Imperium sine fine che viene profetizzato, appunto promesso da Giove a Enea e ai suoi, il sesto libro dell'Eneide con la famosa parata degli eroi, appunto, della storia romana nei campi Elisi, e un altro passo celeberrimo, questo che leggeremo appunto, è l'ottavo libro dell'Eneide, la rappresentazione dello scudo di Enea, sul quale scudo Vulcano ha rappresentato la futura storia di Roma, che Enea naturalmente non conosce, non sa di che cosa ci sia. Ignarus imagine gaudet, lì si è molto ironizzato più volte su questa definizione di Enea, che poverino vede le figure ma non capisce, appunto, un po' come un bambino che non sa di che si parla, non lo può sapere perché si parla di un futuro da lui lontanissimo. Ma il lettore lo conosce bene e quindi con il lettore Virgilio può instaurare un dialogo in cui rappresenta appunto il mondo di Augusto. Nella parte finale appunto dello scudo ha una sua ampia rappresentazione, la cui prima parte lasciamo, non trascuriamo, e passiamo invece dai versi 678 e seguenti a leggere. Io vi ho dato qui per comodità una traduzione, diciamo così, di servizio, quella di Mario Rommous. Questo non vuol dire che io sottoscriva, diciamo, non esprime una mia preferenza, è semplicemente una traduzione utile, diciamo, per vari aspetti, e quindi questa vi ho indicato. Allora, leggiamo il testo in italiano e poi ci soffermiamo, ci torniamo sopra, appunto. In mezzo, prima c'è la descrizione del quadro, appunto, la rappresentazione delle acque in cui si svolge la battaglia di Azio, appunto, come sapete, la battaglia decisiva per le vicende augustee, appunto. Da allora Augusto diventa padrone del mondo, appunto, e la sua propaganda, con tutte le virgolette di cui bisogna fare uso, come ha detto più volte il professor Giardina, rappresenta appunto, in chiaro che Virgilio, diciamo, solo nei vecchi manuali di storia letteraria si leggeva che l'Eneide era così, diciamo, un testo di propaganda, si usavano termini appunto che oggi non si usano più, per fortuna. I rapporti tra il potere politico e i letterati che vivono in età augustea sono molto più complessi, sono oggi, diciamo, se ne parla in termini molto più sfumati. Non è propaganda certamente, ciò non toglie che l'Eneide sia una celebrazione del potere augusteo. Già il vecchio Servio nel suo commento, in età tardo-antica, come sapete, quando parla della intenzio di Virgilio nello scrivere questo poema, dice «Laudare Augustum a parentibus». A parentibus si intende non soltanto il remoto Enea, la madre e così via della dinastia Giulia, Venere,
ma tutta la storia, appunto, diciamo, il radicamento della storia di Roma nel mito troiano. Quindi questo l'Eneide indubbiamente è, senza ovviamente voler rappresentare, poi come noto l'Eneide è molto più sfumata, sappiamo benissimo il peso che hanno i perdenti nell'Eneide, appunto, tanto per riprendere anche questo un tema toccato dal professor Giardina. Allora, Inc Augustus, in medio classi seratas e così via, in mezzo si potevano vedere le navi di bronzo, la battaglia di Azio, tutto il golfo di Leucate o Leucate, come bisognerebbe dire, in fermento, per le navi da guerra in formazione e i flutti accesi d'oro. E di qui Cesare Augusto, che guida gli italici in guerra, col senato e il popolo, coi penati e i grandi dei, ritto sull'alta poppa, raggianti le tempie sue, mandano due fiamme, sul capo si accende l'astro paterno. In un canto v'è Agrippa, Agrippa è il grande comandante, diciamo, dell'esercito di Augusto, che guida gli italici in guerra, in un canto v'è Agrippa, che col favore di dei e venti guida in piedi la flotta, le sue tempie, superba insegna di guerra, risplendono della corona navale adorna di rostri. Dall'altro Antonio, che con l'aiuto di barbari e armate diverse trascina vittorioso sui popoli dell'Aurora e del Mar Rosso, in realtà l'Oceano Indiano, diciamo, il Litus Rubrum, l'Egitto, le forze d'Oriente e la remota Battriana con sé. Lo segue, cosa inaudita, la sposa egizia. Irrompono le navi tutte insieme e il mare intero, lacerato dal ritrarsi dei remi e dai rostri a tre denti, si copre di spuma. Puntano al largo. Diresti che divelte le cicladi galleggino sul mare o che monti si scontrino con alti monti. Tanto grande è la mole delle navi turrite e irte di guerrieri. Stoppie in fiamme sono scagliate a mano e fulminee saette con gli archi. Le distese di Nettuno s'arrossano d'altro sangue. Al centro la regina chiama col patrio Sistro le schiere. Ancora non scorge alle spalle i due serpenti. Mostruose divinità d'ogni forma ed illatrante Anubi contro Nettuno, Venere e Minerva impugnano le armi. In mezzo alla flotta infuria Marte, cesellato in ferro, e le sinistre furie dall'etere. Avanza esultando la discordia col mantello stracciato, seguita da Bellona armata del sanguinoso flagello. Guardando questi eventi, Apollo Dazio dall'alto tendeva l'arco. Per il terrore tutti, egizi ed indi, tutti, arabi e sabei volgevano le spalle. La stessa regina, invocati i venti, sembrava sul punto di sciogliere le vele e di mollare le scotte ormai già allentate. Il dio del fuoco, Vulcano, l'aveva effigiata fra le stragi, pallida per l'avvicinarsi della morte, in balia di flutti e vento. Di fronte la gran mole del Nilo, angosciato, allargando le pieghe e tutta la veste, chiamava i vinti nel suo azzurro grembo e nei suoi tenebrosi gorghi. E Cesare, entrato tra le mura di Roma in triplice trionfo, agli dei d'Italia consacra in voto eterno 300 templi incomparabili in tutta la città. Fremono di gioia, giochi e applausi le strade, in tutti i santuari un coro di madri, in tutti un altare, e davanti a questi la terra è coperta di giovenchi immolati. Cesare, assiso sulla nivea soglia del fulgido Febo, passa in rassegna i doni d'ogni popolo e li appende alle superbe porte. Avanzano in lunga fila le genti vinte, ognuna diversa per lingua, foggia d'abiti e per armi. Qui Vulcano aveva scolpito la stirpe dei nomadi, i nudi africani, i lelegi e ancora i cari, e con le loro frecce i geloni, e l'Eufrate che più mite scorreva con le sue onde, poi i morini, i più lontani degli uomini, il reno bicorne, gli indomabili dai e la rasse che non tollera ponti.
qui finisce la rappresentazione dello scudo, tutto ciò ammira Enea nello scudo di Vulcano donato da sua madre e, ignaro degli eventi, si bea delle immagini, sollevando sulle spalle la gloria e i fatti della sua stirpe. Come dicevo, questi versi sembrano quasi ironici sulla inconsapevolezza di Enea. Allora, ci sono alcune cose che colpiscono già una prima rappresentazione, diciamo, questo è uno scontro, diciamo, è una battaglia, è una guerra civile, ma Virgilio si guarda bene naturalmente dal dire che è una battaglia civile, ci sono soltanto degli accenni, si capisce che è uno scontro tra due mondi diversi, lontani, vedremo appunto diversi anche dove la cosa non è molto esplicita. È un vero scontro di civiltà, questo. È la rappresentazione di uno scontro di civiltà che, come dicevo, non a caso ha una sua fortuna come schema di rappresentazione di due mondi contrapposti anche nella tradizione moderna. Intanto vedete da una parte Inc Augustus in medio classis eratas actia bella cernere erat, si poteva vedere, e l'invito al lettore a guardare, questa è un'ekphrasis, cioè è la descrizione di un testo figurato che il poeta traduce per il suo lettore, appunto, diciamo, traduce dal piano visivo al piano della rappresentazione poetica. Noi si poteva vedere questo, e infatti c'è l'insistenza sui verbi di vedere, vedetto tunque instructo Marte videres, fevere leo catena, uroque fulgere fluctus. Inc. Poi c'è la rappresentazione, diciamo, l'iconografia del riquadro in cui è rappresentato lo scontro. Da un lato abbiamo Augusto, vedete Inc Augustus, e poi al 685 Inc ope barbarica Antonius. Non potrebbe essere più netta la divisione appunto tra i due combattenti. Inc Augustus agens Italos in prelia Caesar. Compatribus populoque penatibus et magnis dis. Questo è l'esercito di Augusto, appunto. Sono gli Itali. C'è una definizione dal punto di vista etnico e culturale nettissimo. Il suo esercito è costituito da italici. E questi italici come vengono definiti? Con gli elementi caratterizzanti della cultura, della civiltà, della religione appunto romana. Patribus populoque, tra l'altro la forza di questo nesso è anche nella costruzione, diciamo, formale, l'allitterazione patribus populoque penatibus et magnis dis. È interessante anche il fatto, quindi, i senatori, c'è tutta la società romana, i senatori, il popolo, quindi vuol dire, diciamo, ogni ceto del mondo romano, i penati, quindi il simbolo della identità culturale romana, e i grandi dei, le divinità appunto che fanno parte del pantheon tradizionale di Roma. Come vedremo, lo scontro fra divinità è essenziale in questo appunto confronto-scontro di civiltà. È interessante anche il fatto, è molto importante anzi, il fatto che il verso 679 in larga parte è un verso memorabile, se non altro anche per il ritmo spondiaco. Vedete, se voi leggete l'esametro, ha una terminazione spondiaca, penatibus et magnisdis. Questo è un dettaglio formale importante, che ha una corrispondenza in un passo del terzo libro in cui viene rappresentata la fuga di Enea. Si parla della fuga di Enea da Troia e esattamente negli stessi termini viene, cioè con la stessa formulazione, penatibus et magnis dis, Enea si porta dietro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Augusto viene messo in sovrapposizione con Enea, e né il remoto Enea e il moderno Augusto si identificano nel segno di una tradizione che riconduce la storia romana attuale al mito remoto della fondazione di Roma. Stans censa in puppi.
È un comandante, appunto, che governa il suo esercito dall'alto della sua posizione, e questo comandante, Gemina scui tempora flammas, leta vomunt, è molto discusso nei commenti il significato di queste fiamme che gli escono dalle tempie, appunto. Come che sia, è evidente che si tratta di un segno di favore divino, cioè di predestinazione a svolgere un ruolo di comandante e vincitore a cui è predestinato. Patriunque aperitur vertice sidus, appunto, sulla sua testa, sul capo si accende l'astro paterno. Anche qui è il simbolo, diciamo, l'astro di Giulio Cesare, appunto, che ha una sua lunga storia, viene qui richiamato, e viene richiamato con patrium, un termine che vedremo intanto già. Lo colleghiamo con patribus. Vedremo che questa tradizione patrilineare, appunto, della storia romana è importante. Partalia ventis, in una, diciamo, a fianco, si discute cosa rappresenti questo partealia, comunque a fianco di lui, ventis et dis secundis, il suo comandante, diciamo, in seconda, Agrippa, ventis et dis secundis, ha il vento a favore e gli dèi, appunto. Quindi la natura sembra, come dire, obbedire agli ordini di Agrippa, e gli dèi assecondano la funzione, diciamo, del comandante. Ardus agmen agens, anche qui, appunto, al di là del gioco etimologico, agmen agens, che insiste sul controllo del comandante che guida. Ardus, anche qui l'altezza della posizione, il segno del comando e del controllo dall'alto di tutto l'esercito. Cui belli insigne superbum tempora navali fulgent rostrata corona, sono i simboli della, anche su questo ci si potrebbe soffermare, ma lasciamo perdere. Inc, abbiamo il nemico, diciamo, la rappresentazione del nemico, in posizione, vedete, perfettamente simmetrica. Ope barbarica. Cosa vuol dire questo ope barbarica? E con l'aiuto dei barbari, in realtà il testo latino dice molto di più. Certo che ovviamente si fa riferimento alle truppe ausiliarie che sono schierate con Antonio, ma ope barbarica allude a un tema cruciale dell'Eneide, appunto, la opulenza barbarica. Sapete che è un tema molto importante anche dal punto di vista ideologico, appunto. I romani si autorappresentano come un popolo sobrio, un popolo austero, severo nei costumi, appunto, e amano, in virtù di quel cliché, appunto, di cui parlava il professor Giardina, rappresentare l'Oriente come una terra di opulenza, ricchezza, ma proprio per questo anche di mollezza e quindi di moralità, diciamo, dubbia quantomeno. Ope barbarica. Dicevo che è un tema che ricorre più volte, la rappresentazione del mondo dei barbari, come anche ci sono diversi accenni nell'Eneide anche a proposito della opulenza troiana, e per esempio quando nel primo libro, nella descrizione del naufragio del primo libro, tra le cose che galleggiano sul mare dopo il disastro, appunto, delle navi di Enea, et Troia Gaza, appunto, che è un grecismo, è un esotismo, un termine straniero che, oltre alla estraneità linguistica, esprime anche la estraneità culturale e ideologica rispetto al mondo italico verso cui Enea si sta dirigendo. Questa opposizione, dicevo, tra opulenza barbarica e sobrietà, severità di costumi romana, ha una ricorrenza frequente nell'Eneide. Ci sono passi famosi soprattutto nel settimo e nel nono libro.
C'è un passo in particolare qui nel nono in cui c'è un personaggio, un umano remulo, che è un po' l'emblema di un italico, è un italico quindi destinato a perdere, che viene presentato da Virgilio come una sorta di fanatico della severità di costumi italica, e infatti, cosa dice? Leggiamo il testo nella traduzione di Alessandro Fo, appunto, che molti di voi conosceranno, la traduzione Einaudi, nono libro. Non vi è vergogna, così Numano Remulo si rivolge ai troiani, non vi è vergogna essere stretti di nuovo da assedio e da vallo, o frigi presi due volte, e muri alla morte frapporre? Eccoli, quelli che a noi con la guerra richiedono nozze, è sarcastico naturalmente Numano Remulo, mentre irride la debolezza dei troiani. Quale Dio, che follia vi ha spinto a venire in Italia? Qui non ci sono gli Atridi, né Ulisse che escogita ciance. Duri fin dalla radice, siam gente che subito porta al fiume i figli e li indura nel gelo spietato e nelle onde. Piccoli, insonni si danno alle cacce e le selve affaticano. I loro giochi, piegare cavalli e tirare con l'arco. Giovani poi, temprati al lavoro e appagati con poco, vedete la sobrietà, o coi rastrelli doman la terra o città in guerra scuotono. Tutte le età con il ferro si impegnano e volta la picca ci pungoliamo le terga al giovenco. Né tarda vecchiaia indebolisce le forze dell'animo o muta il vigore, e la canizie copriamo con l'elmo e dà gioia ammassare prede recenti e vivere con il saccheggio. Voi appunto troiani, avete vesti dipinte di croco e di fulgida porpora, voi amate la mollezza, vi piace indulgere a danze, mani che hanno le tuniche vostre e nastri le mitre, o propriamente frigie, non frigi, quindi c'è un'accusa di effeminatezza appunto. Andate per l'alto d'Indimo, dove agli adepti il flauto da suoni a due canne. Si fa riferimento naturalmente al culto della Magna Madre. Timpani invocano voi e Berecinzio, legno di madre dell'Ida, le armi lasciate a chi è uomo e dal ferro astenetevi. Numano Remulo appunto traccia una opposizione molto netta, molto marcata tra due mondi, richiamando questo motivo della opulenza e della mollezza orientale. Quindi in Cope barbarica c'è dietro questo tema ideologico che viene richiamato, variisque Antonius Armis. Qui è fondamentale l'aggettivo variis, a fronte della compattezza, direi l'idea, a fronte della identità culturale dell'esercito di Augusto, qui abbiamo una varietas di popolazioni che è il segno della mancanza di coesione, appunto, di una aggregazione a cui non corrisponde nessuna reale identità culturale. Varis Antonius Armis, victor ab aurore populis et litore rubro, lui vincitore che torna dall'Oriente, ab aurore populis, ha avuto le sue vittorie in Oriente, ma evidentemente l'Oriente che Antonio ha sconfitto lo ha a sua volta sedotto, perché si porta dietro appunto veit Egyptum, viresque Orientis et ultima secum Bactra, si trascina dietro l'Egitto, le ricchezze d'Oriente, le forze d'Oriente, vires va inteso in senso generale, et ultima Bactra. Cos'è Bactra appunto? La Bactriana era la regione con cui in termini abbastanza generali si identificava la terra dei Parti. I Parti, come sapete, il grande nemico, lo spettro dei Romani,
che è, diciamo, uno spettro con cui Virgilio, con cui Augusto si misurò più volte ampiamente, fino al famoso recupero delle insegne appunto romane della battaglia, della la famosa, diciamo, disfatta di Crasso, che Augusto riuscì a ottenere a seguito di un negoziato diplomatico, che venne però presentato come una vittoria militare. La propaganda, appunto, di la comunicazione, diciamo, politica di Augusto la presenta come l'esito di una battaglia militare. Quindi collocare al seguito di Antonio anche la Battriana, quindi anche i grandi nemici, i parti, ha ovviamente un significato molto importante nel definire lo schieramento dell'esercito di Antonio. Sequi turque nefas Egyptia coniux. In climax con questa rappresentazione che demonizza l'esercito in quanto tale, nefas, con un commento del narratore, appunto, una donna, la Egyptia coniux, che una donna segua, diciamo, un esercito che faccia parte, una coniunx, per di più egizia, appunto, che segua che faccia parte dell'esercito, è uno scandalo, naturalmente. Una omnes ruere, poi c'è la descrizione dello scontro, ac totum spumare reductis convulsum remis, rostrisque tridentibus equor. Alta petunt, le navi si dirigono verso l'alto mare, pelago credas innare revolsas cicladas. Sembrerebbe, crederesti, l'apostrofe al lettore, spettatore, è comune nelle ekphrasis per rappresentare il pensiero dell'osservatore dell'immagine. E crederesti che le cicladi revolsas, strappate proprio dal loro suolo, divelte dal suolo, appunto, galleggino sul mare. Questo, al di là del carattere iperbolico, splendida di questa immagine, appunto, c'è un significato particolare, che le isole delle Cicladi vengano divelte dal suolo. Perché? Perché c'era un mito nel mondo antico che riguardava l'isola di Delo. Come sapete, l'isola di Delo è l'isola in cui nasce da Latona Apollo e Diana, e era un'isola instabile. Il mito racconta che, per gratitudine dell'aver ospitato la nascita dei due fratelli, degli dei gemelli, appunto, l'isola guadagnò una sua stabilità. Allora, appunto, è la stabilità dell'isola indica anche lo stabilizzarsi, diciamo, l'ordine del mondo. Il fatto che le cicladi in particolare vengano divelte dal suolo e comincino a muoversi nel mare dà l'idea del disordine, del caos che la guerra civile, diciamo, che questa battaglia rischia di introdurre. Aut montis concurrere montibus altos. Questa immagine dei monti che si assommano ai monti a noi evoca soltanto, appunto, un'immagine grandiosa, sembra la fine del mondo. Per gli antichi ha un significato molto particolare, c'è un mito che viene evocato dietro il cumulo dei monti. L'accumularsi dei monti evoca, appunto, il mito della gigantomachia. Come sapete, la gigantomachia, il mito dello scontro primordiale tra gli dei olimpici e i ribelli, giganti o titani, bisognerebbe dire la titanomachia, poi in età più avanzata, più tarda, diciamo, c'è un'identificazione totale tra titani e giganti, comunque i figli della terra che si ribellano all'ordine degli dei olimpici e cercano lo scontro, appunto, venendo
sconfitti dagli dei olimpici sotto la guida di Giove. Questo mito ha una rilevanza politica fondamentale, un mito che, come ha mostrato un libro tra i più belli usciti sull'Eneide degli ultimi decenni, il libro di Philip Hardy, Cosmos and Imperium, è un mito che in filigrana si trova in tutta l'Eneide, appunto. È il mito dell'ordine del mondo, è il mito del destino imperiale di Roma, che appunto porta ordine in un mondo perennemente insidiato dal caos. Naturalmente la guerra civile è il rischio maggiore, appunto. Quindi siamo in una situazione in cui si sta rischiando, si sta giocando il destino del mondo. Lo staccarsi delle Cicladi dalla loro base e i monti che si accumulano ai monti. Stuppe a flamma, stoppie in fiamme sono scagliate a mano e fulmine e saette con gli archi. Anche qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sull'uso delle armi, sulle armi in gioco, appunto. Sapete che nel mondo antico gli archi, le frecce, hanno uno statuto particolarissimo, cioè sono un'arma ideologicamente, un'arma di cui non ci si può vantare. Perché? Perché un vero combattente combatte comminus, non eminus, combatte da vicino. Quando si va appunto nelle assemblee, in luoghi pubblici, per dimostrare di aver assolto ai propri doveri di cittadini e di combattenti, appunto, nei confronti di Roma, si esibiscono come un titolo di vanto, come medaglie, le ferite sul petto. Le ferite sul petto evidentemente ricevute nel combattimento comminus. Colpire da lontano è un'arma e un atteggiamento anche morale che viene attribuito agli orientali. Non a caso chi è l'archetipo del Paride. Paride è l'uomo che con la freccia uccide il più grande degli eroi, appunto, ma con la freccia. Quindi con un'arma moralmente dubbia. Regina in Medis, ecco lei, appunto. La regina africana, regina in Medis, è nel mezzo, quasi fosse lei il vero comandante, appunto. Che patrio voca tagmina sistro, che mentre appunto abbiamo visto Augusto e Agrippa comandano in ben altro modo, lei cosa fa? Vocat, chiama le sue schiere col patrio sistro. Il sistro è uno strumento musicale tipicamente egiziano, appunto, non certo uno strumento da combattimento, e non vede i due serpenti. La tradizione discute se fossero due, se fosse uno il serpente fatale, diciamo l'aspide che le porterà la morte, non scorge alle spalle, quindi evidentemente è rappresentato in un momento prima che la morte arrivasse. E poi, aspetto fondamentale, ci sono gli dèi. Omni genunque deum monstret latrator Anubis contra. Qui veramente è uno scontro tra due mondi. Da un lato abbiamo i monstra deum omnigenum. Che vuol dire omnigenum? Sono dei, diremmo, una cozzaglia di divinità. Omnigenus è un epiteto che insiste sulla varietà assoluta. Qui c'è un elemento chiave della polemica del mondo greco e romano contro il mondo egizio, e cioè la rappresentazione degli dei egiziani in forma animale. Questo era un monstrum c'è tutto un dibattito anche a partire da Erodoto in poi sulla aberrazione che porta una civiltà a rappresentare i propri dei in forma animale. C'è un dibattito molto interessante anche dal punto di vista
filosofico, et latrator Anubis. Chi è il latrator Anubis? Questa sarebbe interessante fare anche la storia di questa etichetta. Latrator Anubis, che ha una sua storia particolare, la si ritrova nella Legia di Properzio 3.11 che ho indicato e che poi ritorna in maniera curiosamente scherzoso-polemica in due passi di Ovidio, appunto, perché evidentemente Ovidio lo sente come una specie di etichetta marchio della comunicazione augustea, appunto, cioè la demonizzazione del mondo egizio. Sapete che a Roma, tra l'altro, il problema si poneva anche in termini di attualità, perché la religione egizia a Roma è abbastanza diffusa ormai negli ultimi decenni del primo secolo avanti Cristo. Già dalla fine del secondo secolo sappiamo che il culto egizio, il culto di Iside, appunto, ha una sua diffusione anche, diciamo, in ambienti culturali, sociali e culturali elevati. Per esempio le donne dei poeti elegiaci, come tratto di esotismo, amano presentarsi come devote di Iside. Sapete che la stessa Cleopatra, appunto, si presenta come nuova Iside, appunto. Da un lato abbiamo, appunto, gli dei mostri, gli dei, appunto, animali. Latrator, perché Anubis, rappresentato come sciacallo, viene interpretato come cane, quindi un cane che latra. Ora, un dio che latra, appunto, è già il concetto stesso una mostruosità per un lettore romano. Contra Neptunum et Venerem contraque Minerva. Dall'altra parte, contrapposti anche nella disposizione, vedete, nella simmetria del verso, abbiamo i grandi dei dell'Olimpo, appunto, Nettuno, Venere, Minerva, Tela Tenent, quindi è uno scontro tra due mondi contrapposti, Tela Tenent, Sevit Medio in Certamine Mavors, il Marte, appunto, in assetto di guerra, Tristesco exetere dire, e poi abbiamo le furie, appunto, le divinità della guerra civile, la discordia, che vadit avanza gaudens, gode, appunto, perché si sta avendo luogo una guerra civile, seguite da Belluna, la dea della guerra, appunto. Actius ec cernens, Actius Apollo, all'estremità del verso, vedete, il Dio che guarda. È interessante il verbo, perché come guardiamo noi lettori, Virgilio aveva detto al 676 cernere erat, ora abbiamo all'interno di quello che noi guardiamo un Apollo che guarda su questo scontro e interviene come attore della guerra. Arcum intendebat Apollo, lui a sua volta con l'arco, col De Super, colpisce i nemici di Augusto. Sapete, appunto, che Augusto, che poi gli dedicherà un tempio, attribuisce all'intervento decisivo di Apollo, e l'arco è uno strumento, appunto, tradizionale di Apollo, l'intervento di Apollo che mette in fuga i suoi nemici. C'è un tempio anche nella collocazione della localizzazione della guerra, della battaglia di Azio, appunto, nel settembre del 31. Si discute anche in base alla distanza dal tempio che si trova sulla costa di Leucade, appunto. Omnis eo terrore Egyptos et Indi, omnis Arabs, omnes vertebant terga Sabei. L'effetto di panico, vedete, ritorna insistito in anafora questo omnis, che richiama l'omnigenum che abbiamo visto e che naturalmente insiste sul panico. Ognuno di qua, chi di qua, chi di là, appunto. Questo non è un esercito, è un raggruppamento disordinato di popolazioni, appunto, che scappano ognuno per proprio conto. L'accumulo dei nomi naturalmente serve proprio a mostrare la eterogeneità culturale dell'esercito di Antonio.
ipsa videbatur, ma il ruolo di comandante lo svolge lei. Lo svolge lei e videbatur ventis regina vocatis vela dare et laxos iam bianco in mittere funis. Lei scappa, è una comandante, diciamo, che scappa, e scappa ventis vocatis, anche qui entrano in gioco i venti, vedete, ma i venti che nel caso di Agrippa erano a favore, appunto a favore dei vincenti, dei vincitori, perché c'era la volontà divina, qui c'è l'invocazione dei venti per poter fuggire. Illa intercedes, pallentem morte futura, fece la tigni potesse, undiseti apige ferri. Viene trascinata via anche la passività di questo, il ferri appunto passivo, indica la mancanza di controllo da parte di una comandante che si lascia trascinare a fronte invece dell'idea del controllo ferreo esercitato da Augusto e Agrippa nell'esercito romano. Vela dare e quindi scappa, iam bianco in mittere funis. Contra autem magno, e qui c'è la rappresentazione del Nilo. Il Nilo naturalmente è non solo il più grande fiume dell'Egitto, ma è un simbolo dell'Egitto. Cosa fa qui il Nilo? Intanto è merentem, col suo magno corpore, il Nilo, con fiume sterminato naturalmente, è la fonte della ricchezza dell'Egitto. L'Egitto, come sapete, era una terra ricchissima, molto ambita. Questo è il motivo per cui Augusto ci mise un prefetto apposito quando ne venne in possesso, perché essendo il granaio del Mediterraneo, controllare l'Egitto significava appunto avere in mano uno strumento di potere fondamentale. Come sapete, il prefetto fu il povero Cornelio Gallo, appunto, no? Gli fu di buon auspicio. Il Nilo è, come spesso accade nella cultura antica, i fiumi sono rappresentazioni simboliche, sono allegorie, diciamo, in qualche modo di una terra, di una regione, di un mondo. Il Nilo è merens, è dolente, perché vede la disfatta appunto a cui l'esercito di Cleopatra è destinato, pandentenque sinus et tota veste vocantem, e cosa fa? Allarga le sue braccia, il Nilo, allarga le sue braccia et tota veste vocantem ceruleum in gremium, latebrosa que flumina victos, accoglie i vinti, è un esercito in preda alla disfatta, appunto, che cerca un rifugio. E dove lo trova? Lo trova appunto in questo grembo accogliente che è il Nilo, e che ha certamente un forte valore simbolico per tante ragioni. Il Nilo intanto è un elemento acquatico, è l'elemento che dà la ricchezza, la vita appunto all'Egitto, ma è un elemento con forti aspetti misteriosi, è un topos della cultura antica che non si conoscono le sorgenti del Nilo appunto. E qui naturalmente questo latebrosa que flumina allude a questo mistero, appunto delle origini del Nilo, in cui il Nilo cerca di accogliere, nascondere, far riparare i perdenti. E dall'altro abbiamo invece At Caesar, c'è la rappresentazione poi del trionfo, quello che accade a Roma, il triplice trionfo di Augusto appunto. Alla fine qui viene rappresentato tutto insieme, insomma, credo che sia quella l'occasione dell'origine delle ferie augusti, cioè il nostro Ferragosto ha origine proprio dalla celebrazione del triplice trionfo. C'è la rappresentazione del mondo romano, naturalmente la festa per il vincitore, ips sedens nivio candentis limine febi, dona reconnoscit populora aptatque superbis postibus, incedunt victae, e qui a fronte
dei vincenti, appunto dei vincitori, i romani che festeggiano la vittoria, ci sono gli sconfitti, longo ordine gentes, quam variae, vedete, ritorna il concetto della varietas, variae linguis, habitu vestis tam vesti, habitutam vestis et armis. È una cozzaglia di popolazioni difformi tra loro e certamente lontanissime dai romani. Ic nomadum genus et distinctos mulciber afros, anche negli aspetti diciamo esteriore, nell'abito. Icca le legasque caralla, l'accumulo dei nomi serve proprio ad aumentare questo effetto. Le legascarasque, sagitti ferosque gelonos, ancora l'idea dei saettatori, l'uso di quest'arma impropria, potremmo dire, finxerat. Eufrates, ibatiam mollior undis, extremiquo minum, abbiamo i confini del mondo, extremi u hominum, sono i morini, renusque bicornis, indomitique dae, sono popolazioni selvagge queste dai confini del mondo, et pontem indignatus araxes. La rasse, appunto, la popolazione dell'Armenia, appunto, attraversata da questo fiume, che viene detto pontem indignatus. Si fa riferimento alle correnti tortuose e violente del fiume, ma si intende ovviamente far riferimento anche a un mondo che non sopporta di essere ordinato, di essere controllato, dominato appunto dal potere. Sono popolazioni fuori controllo, appunto, esattamente l'opposto di quello che è il mondo romano così come lo rappresenta Virgilio, appunto, schierato dalla parte di Augusto. Ecco, qui ci sono tutta una serie di cliché che, come vedete, definiscono in maniera molto netta i due mondi contrapposti. Questo cliché, appunto, di un Oriente, si potrebbe continuare a lungo a parlare di Cleopatra, appunto, l'ha già fatto il professor Giardina. Cleopatra è una regina africana. I lettori di Virgilio conoscono bene un'altra regina africana che ha un peso decisivo nell'Eneide, Didone. Una regina che rapporto ci può essere tra il fatto che Cleopatra sia una donna, appunto, in un poema come l'Eneide ha una implicazione ulteriore. Perché? Perché l'elemento femminile, qui abbiamo una contrapposizione appunto tra un mondo maschile, abbiamo visto il principio della patrilinearità dell'esercito, cum patribus et magnisdis, vi ricordate? Come dice Virgilio, cum patribus poi patrium aperitur vertice sidus, l'idea dei patres, della patrilinearità. Diciamo il mondo maschile è il mondo dei romani, il mondo dei barbari è dominato da Cleopatra, e è un mondo, quello dei barbari, in cui indubbiamente l'elemento femminile è dominante, anche in virtù di questi cliché, diciamo, dell'idea della mollezza, della ricchezza, dell'opulenza che induce, secondo un topos molto diffuso del determinismo geografico, appunto, la mollezza dell'Oriente sarebbe conseguenza inevitabile anche del clima, di tutta una serie di caratteristiche che non possono non produrre queste conseguenze. Dicevo, opposizione principio maschile e principio femminile, fondamentale nell'Eneide, perché appunto nell'Eneide non solo abbiamo Didone che rappresenta sulla strada del destino, diciamo così, di Enea, rappresenta un pericolo, un intoppo, un possibile, una distrazione dall'esito, dal destino che attende Enea, ma anche nel mondo divino abbiamo una dea, Giunone, che come sapete nell'Eneide rappresenta
un principio opposto a Giove. A Giove, il famoso discorso, il famoso dialogo finale nel dodicesimo libro che chiude l'Eneide, è una sorta di patto, è un po' una pace di Yalta, diciamo, il patto che chiude l'Eneide viene stipulato tra Enea e tra Giove e Giunone, la quale Giunone deve accettare di rinunciare, di interrompere, di smettere appunto la sua funzione di disturbo. In tutto il poema, e non solo Giunone, diciamo, c'è tutta una serie di figure femminili, che so, l'incendio delle navi da parte delle donne troiane, ma insomma si potrebbe continuare a lungo. L'Eneide è un poema fortemente gendered, come si dice, cioè in cui la contrapposizione tra elemento maschile dell'ordine, della razionalità, del il principio di Apollo, insomma, a cui richiamava il professor Giardina, è fortemente contrapposto al principio del piacere, possiamo dire, o del non voglio dire del capriccio, ma insomma del certamente, diciamo, il principio dionisiaco è perfettamente rappresentato da figure femminili e certamente la figura di Cleopatra si inserisce in una concezione, in una visione del mondo che è già predisposta per assecondare, per alimentare questo la demonizzazione appunto di questo personaggio da parte della cultura e della comunicazione di Ottaviano. Io mi fermerei qui per lasciare un po' di spazio a eventuali domande. Si può intervenire indifferentemente senza un ordine, diciamo, tassativo su tutto quello che avete avuto modo di sentire. Io personalmente mi scuso perché fra un quarto d'ora dovrò andare via, evidentemente ritenevo che 3 ore fossero sufficienti, ma non sono bastate, però se dovessi volontariamente mi scuso con voi e anche soprattutto anche voi col professor Rosati, ma io devo partire per un quarto d'ora, se non facessi in tempo a rispondere a tutti, abbiamo comunque un prossimo appuntamento che è strettamente collegato, è come se fosse un'unica lunga lezione in 2 settimane, mercoledì prossimo parlerò meno e sarò di più a sentire domande che eventualmente potranno vertere sia su temi odierni che sia su temi della settimana prossima. Mi sentono, sono abituata a urlare. In questo discorso di contrapposizione Oriente-Occidente, quindi maschile e femminile, mi cadeva l'occhio sul fatto che il Nilo, vicino al Nilo, c'è Sinus Gremium. Certo. Certo. Grembo materno, è una specie anche di grande grembo materno che è il principio della vita dell'Egitto, appunto. Sì, sì, certamente. Accogliere nel grembo è come una grande madre il Nilo, sì. Con quel tanto anche di mistero che l'ignoranza, che la non conoscenza delle sue sorgenti comporta, appunto. La paura un po' del principio femminile, appunto.
Non ho letto appunto, ma chi volesse può leggere la elegia di Properzio, che come vedrete conferma appunto molti di questi cliché, in particolare la demonizzazione di Cleopatra. Nel caso di Properzio il discorso è complesso perché Cleopatra è un po' un alter ego in qualche modo della figura di Cinzia, come del modello femminile, no? Il modello femminile, la donna elegiaca, la domina, è una potenziale distruttrice del cittadino romano, il poeta elegiaco, che diventa vittima dell'arbitrio, della forza di seduzione della figura femminile, appunto. E infatti in questa elegia Properzio sembrerebbe finire per identificarsi. È molto discussa appunto la cosa, perché da un lato Properzio sembra allinearsi con la propaganda augustea, la demonizzazione di Cleopatra, dall'altro però, se lui è Antonio, la seduzione della figura femminile distruttrice, appunto, come è Cleopatra e come sono le altre figure che lui menziona all'inizio, Medea, tutta una serie di donne fatali, appunto, Onfale e così via, Semiramide, ovviamente produce questa assimilazione, diciamo questa schematizzazione, da un lato la figura femminile che distrugge il cittadino romano e dall'altro appunto un cittadino romano sedotto dal... Anche qui appunto vedete che i versi 29, che dire della femmina recente disonore delle nostre armi, che dai suoi stessi servi sciupata, c'è tutta una serie di appunto cliché che demonizzano il chiese Roma con le sue mura quale prezzo di infame connubio e i senatori ridotti in suo potere, questo asservimento del simbolo del potere maschile, no? I senatori appunto, patres. Trista Alessandria, terra fatta agli inganni e Menfi, e così via, appunto, tutto l'elenco dei topoi contro le insidie egiziane. Naturalmente c'è dietro l'idea della morte di Pompeo, insomma, E anche qui, se guardate al verso 41-42, abbiamo lo stesso scontro di divinità. Lei, Cleopatra, ausa Iovi nostro latrantem opponere Anubim. È chiaro che latrantem opponere Anubim è una, non può essere indipendente dal passo di Virgilio. Si discute quale dei due sia precedente, però è evidente che c'è un richiamo, no? E anche l'idea della contrapposizione. I due dei che si scontrano sono il simbolo di due mondi che si scontrano. Le divinità rappresentano un forte elemento identitario, appunto, delle due civiltà. Prego. Può passare la... Parte l'osservazione del brano che colpisce per le sintonie che ci sono con Tasso, che ha capito perfettamente la contrapposizione tra civiltà e ne fa quasi un calco. Il popolo misto di Libia alla fine è questo. Però le volevo chiedere se per caso nella figura della nostra buona Cleopatra
non potesse essere adombrato. Io sinceramente sono andata probabilmente un po' io un cortocircuito e mi è venuta in mente l'angizia di stile italico. Quando dice ventis regina vocatis in ventis vocatis, mi ha ricordato molto da vicino certe potenze come quella di Medea, di Circe, di Angizia, no? Che treva giù la luna dal cielo. Ma non è che magari qui potrebbe essere sotteso un carico ulteriore su questa figura, quasi a voler rappresentare una maga, una sorta di maga. Una maga, sì, sì, certamente. Diciamo il dialogo, la comunicazione, il controllo dei poteri naturali la simile a una maga. Del resto, a proposito dei venti, del chiamare i venti, ricordate nel primo libro dell'Eneide, un'altra, diciamo, convocazione dei venti è quando Giunone scatena la tempesta, va da Eolo e scatena la tempesta contro i troiani, appunto. Anche lì c'è questa idea della figura femminile che distrugge, che vuole appunto opporsi al destino, al percorso appunto che il destino ha previsto per Enea, e si appella alle forze della natura, appunto. I venti, del resto, il vento in quanto tale è un po' simbolo del disordine, no? Certamente. Sì, può passare la... essere breve. Dioniso e Apollo. Quanto Dioniso nella scelta di Antonio poteva essere, secondo lei, una necessità, anche politica, ovviamente nell'ambito di un Oriente in cui Dioniso sicuramente poteva avere più presa proprio per cercare di governare, ecco, un ambiente completamente diverso da Roma? Questa è una domanda, diciamo, importante, alla quale è sempre, direi quasi sempre impossibile dare una risposta sicura, perché qui la domanda verte sul ruolo della religione, del rapporto della religione politica. Allora, quanto questi il ricorso a elementi soprannaturali, a figure divine, fosse, come dire, una necessità politica o un'esperienza, diciamo, profondamente sentimentalmente vissuta. Ecco, questo discorso può valere anche per Augusto, può valere anche per Augusto e per altri. Cioè, noi possiamo essere certi dell'autorappresentazione, cioè, sappiamo che quella era l'autorappresentazione, possiamo lavorare anche in maniera, si è lavorato, insomma, in maniera molto approfondita su questo, sui significati religiosi e politici. Poi noi distinguiamo tra l'altro tra religione e politica, cosa che gli antichi non facevano naturalmente, e i romani non facevano in particolare. Se vogliamo andare oltre e parlare, insomma, di aspetti, diciamo così, più connessi più, insomma, al sentimento religioso, entriamo in un campo imponderabile. Però la domanda vale la pena, ce la poniamo comunque, cioè è impossibile non porsi questa domanda. D'altronde una cosa non esclude l'altra, cioè in ogni motivazione umana ci sono sempre, anche nelle nostre, che non siamo né Antonio fortunatamente né Augusto sfortunatamente, diciamo, ci possono essere più motivazioni anche nei comportamenti più semplici. Quindi forse una cosa non esclude l'altra, che quello certamente era un habitat politico, religioso, culturale, diciamo così, in senso antropologico, in senso culturale, diciamo favorevole, ma al tempo stesso questo, tanto è vero che le masse poi lì in Oriente capivano, quindi è giustissimo, ma al tempo stesso poi questo non esclude che ci fosse un'immedesimazione. Lì pare che questo le fonti lo dicono, che il livello di immedesimazione dei due era molto forte, su questo insistono molto le fonti, che si credevano Afrodite e Dioniso, c'era un momento nella loro storia d'amore successiva, c'era un elemento di immedesimazione, di possessione, diciamo così, per usare un termine un po' forte, molto, molto marcato, ecco. Quindi le fonti ci dicono che ci credevano. Grazie a te.